presepio artistico di Sigusino in occasione del Natale 2018, un tema che si rinnova quest'anno, che si intitola Natale di Rinascita. La scena principale che vediamo qui alle nostre spalle è la scena dove l'anno scorso ricordavamo il Natale, l'ultimo Natale della Grande Guerra. È un proseguio, diciamo, del presepio dell'anno scorso, dove l'anno scorso c'era la guerra, dove c'erano i combattimenti, quest'anno invece c'è la Natività. Questo è un messaggio soprattutto in primis cristiano, che vuole trasmettere il messaggio che di fronte ad ogni dramma, di fronte ad ogni cosa triste, poi comunque attraverso un'attività di Gesù c'è sempre una rinascita. Beh, per esempio, artistico di Sigusino aprirà la notte di Natale, la sera della vigilia di Natale, dalle ore 18 in poi, e poi alle ore 24 con la nascita del Gesù Bambino. E poi sarà visitabile tutti i pomeriggi, i giorni festivi anche il mattino, fino al 3 febbraio. Ovviamente a Sigusino non c'è solo presepio artistico, anche se comunque, diciamo, il momento principale, l'argomento principale di Sigusino, ma ci sono tutta un'altra serie di presepi all'interno della rassegna, la scoperta di presepi e di borghi di Sigusino. Un itinerario, un magico itinerario, appunto, che porta i visitatori a visitare le bellezze sia paesaggistiche e naturali del paese, ma anche tutta una serie di allestimenti natalizi, di presepi, di alberi di Natale veramente originali, da visitare assolutamente. Beh, un'altra scena nuova di questa edizione del presepio di Sigusino è la ultima scena prima dell'uscita, quindi il gran finale, diciamo, prima di congedarci. E rappresenta una ricostruzione di una via storica di Feltre. Rappresenta anch'essa il tema di quest'anno, Natale di Rinascita. In questa scena abbiamo rappresentato il rientro degli alpini, l'entrata vittoriosa degli alpini a Feltre il 31 ottobre del 1918, quindi a guerra finita. Non abbiamo rappresentato la distruzione perché non volevamo ovviamente rovinare il clima del Natale, ma il simbolo deve essere proprio questo, quindi la natività di Gesù che sconfigge ogni male e ogni cosa triste.